parlare tranquillamente. Sì, ecco, sono una persona di 40 anni, mi chiamo Silvio e ormai saranno quasi 20 anni che soffro di patologie psichiatriche, secondo me causate da queste armi ad energia convogliata. Ormai sono anni che vivo in una condizione estrema, di estremo disagio, di estremo malessere che non è spiegabile con le parole. Ho avuto una trentina di ricoveri in psichiatria, per questioni legate a fattori di nervosismo che sono poi sfociati nella decisione di questi psichiatri di prendermi come un animale feroce e chiudermi in un reparto psichiatrico. Tutto questo è cominciato quando finì il servizio militare, partecipai a una missione all'estero per l'esercito italiano. E cominciai ad accusare dei malesseri, di insonnia, tipo insonnia quando tornai dalla missione in Albania e in Kosovo. Cominciai ad avere insonnia e quindi difficoltà ad alzarmi, confusione mentale. Ho cominciato ad avere dei disturbi serissimi che mi hanno precluso totalmente, hanno precluso la mia volontà di poter fare, di poter lavorare, di poter espletare i bisogni fisiologici come attività sentimentali, sessuali, perché tutto questo si è tramutato nei ricoveri forzati, che hanno completamente distrutto la mia vita, totalmente. E quindi, purtroppo ci sono dei malesseri, ultimamente ho fatto delle ecografie, il risultato che ho un ingrandimento, un ingrossamento del fegato e non so quanto vivrò ancora, oltre al fatto che ho sofferto come è inspiegabile, non ci sono parole per spiegare tutte le sofferenze che ho dovuto, a cui ho dovuto sottostare. E purtroppo ci sono molte cause, dico a mio avviso, che possono aver scaturito questo tipo di malessere. C'è una in particolare, per esempio, anche i campi elettrici dentro casa, eccetera, fuori, oppure i campi elettromagnetici relativi al campo dei telefonini, della telefonia cellulare, eccetera. Non ho potuto più avere una vita normale, già dal 2000, dal 2002 praticamente, niente, assolutamente. Tutto, queste sono due parole che sto dicendo, ma la sofferenza che ho passato negli ospedali psichiatrici, ancora sono sotto farmaci, prendo farmaci, non riesco ad alzarmi la mattina, mi sento male, ho sempre nausea, senso di vomito e credo di essere attaccato da questo tipo di tecnologie perché non riesco più a fare una vita normale per più di 2-3 ore al giorno. Cioè significa che io mi sveglio anche alle 8, alle 9, ma non riesco ad alzarmi, mi sento male e poi che devo fare? Mi alzo a mezzogiorno, riesco ad alzarmi, comincio a fare qualcosa e basta. Poi il pomeriggio non faccio nient'altro che fumare delle sigarette perché non riuscendo a lavorare, non riuscendo ad avere praticamente una vita sentimentale perché con il prendere gli psicofarmaci non ho avuto più la possibilità di espletare questi bisogni e non riesco purtroppo nemmeno a denunciare queste storie alla procura, eccetera, perché purtroppo sono controllato, voglio dire, quindi appena si comincia ad avere un problema di questo tipo, di cominciare a parlare del male degli psichiatri o dell'esercito, eccetera, gli psichiatri si cominceranno ad avvicinare e quindi ci sarebbe, come dire, in teoria, altre storie, altri ricoveri, non questi qua. E quindi io per evitare tutto questo non riesco più nemmeno ad andare alla procura a dire guardate che io sono attaccato, ho avuto queste situazioni, ci sono purtroppo queste armi, ma questo purtroppo non è che nel paesino dove abito io, diciamo, cioè io credo che ci siano delle persone che sono al corrente di queste situazioni. Adesso non voglio mettere in mezzo la mafia o chissà che cosa, perché voglio dire, però
siccome sono stato costretto a fare questo tipo di ricoveri per questo tipo di malesseri che sono stati creati da questo tipo di armi che sono state sperimentate o messe in atto su di me, come ben sai, tu, Emiliano e tante altre persone che purtroppo hanno subito questi attacchi e continuano a subire, è un qualcosa di indescrivibile. Non si può descrivere la difficoltà di concentrazione, il nervosismo a un certo punto che è arrivato, tutte queste storie. È impossibile, ho passato anni e anni nei letti d'ospedale, nei letti di casa, attaccato continuamente da questo tipo di armi, anche a livello, come dire, elettrico, cioè per un particolare, tipo in casa mia. Purtroppo, come dire, in 10-12 anni abbiamo cambiato 4, 5, 6 lavatrici, cioè questa è una stupidaggine, però che può anche avere un grande senso. Cioè, perché? Perché queste lavatrici a un certo punto cominciavano ad andare fuori giri e si rompevano tutte. Cioè, questa è una stupidata che sto dicendo, però voglio dire, c'è gente a cui queste lavatrici, queste storie durano 40 anni, 30 anni, qui in questa mia casa è andata così. Ci sono tutto questo tipo di storie, poi voglio dire al computer anche o alla televisione stessa, non riesco a volte a seguire la TV perché la devo spegnere perché mi comincio a sentire male. Con la TV accesa vorrei vedere un programma, non riesco a seguirlo perché non si sa. Tutto questo mi porta a pensare che purtroppo tutto questo tipo di malessere che si verificano in certe persone non sono altro che l'azione di questo tipo di tecnologie che purtroppo è difficile, come dire, scoprire perché è molto complicato, perché si devono avere conoscenze particolari, conoscenze specifiche. Per questo sto dicendo che ognuno, io credo, ognuno nei paesini, così anche nelle città, siano controllate le persone. Cioè, non c'è dubbio. Cioè, il controllo purtroppo secondo me esiste a livello proprio personalizzato. Cioè, ognuno si sa dov'è e dove non è perché ha un telefonino in mano, ormai si sa pure che i telefonini, queste telecamere che hanno, i microfoni possono essere attivati anche dalle app, eccetera. Tutto questo fa pensare che anche prima che ci siano le app, che c'erano gli smartphone, eccetera, potevamo essere controllati tramite anche, cioè, la posizione, se avevamo un telefonino con una scheda personalizzata eravamo noi e quindi siamo in quel punto, voglio dire, di un punto geografico specifico. Quindi poi giustamente poi voglio dire, sistemi sistemi di telefonia o di sistemi elettrici, eccetera, che ci sono, dico, possono causare, si sa, non è che è risaputo che possono anche fare male, la lunga esposizione a questi campi elettromagnetici, ai campi elettrici, a tutto questo tipo di tecnologie, può fare anche male. Purtroppo, per dimostrare questo, ci sono delle conoscenze particolari in materia che solo, come dire, chi ha studiato tanto, chi ha anche una laurea, che ne so, in elettronica, oppure diciamo che sia uno scienziato praticamente, cioè, perché poi si sa che voglio dire, l'esercito, le forze di polizia, a volte magari c'è chi è informato su certe cose, però non ne parla completamente perché ha paura di quello che può succedere alla stessa persona, alle famiglie, ai familiari, perché purtroppo queste armi sono silenziose, però possono anche uccidere, cioè, per quanto io ho capito. Ecco, quindi la mia difficoltà è quella di spiegare, in breve, di dimostrare quali siano state le motivazioni che hanno causato questo tipo di malessere a livello psichiatrico che mi ha precluso completamente l'esistenza, mi ha fatto soffrire come un cane per anni e anni, mi ha chiuso alla vita sociale praticamente perché sono, come dire, dai conoscenti, da chi, dagli amici, sono visto un po' molto, come dire, da evitare perché ci sono state tutte queste situazioni di psichiatri, di ricoveri praticamente forzati che poi le notizie si sono amplificate a livello, come dire, comunale, a livello di paesino, così, e quindi la gente si è convinta che ci siano dei problemi in testa invece che ci siano queste armi che possono, come dire, dare questo tipo di fastidi e creare una situazione di malessere per far andare avanti la sanità, perché alla fine è questo, perché se ci sono queste armi e le vittime sono persone, perché purtroppo molte volte
Per quello che ho capito io, per quello che ho constatato io, le vittime sono persone deboli, come dire, che vivono quasi ai margini della società, quasi per dire, perché sono state attaccate a un certo punto da queste armi e non sono più riuscite ad uscire da questo circo. Perché così la sanità va avanti, gli ospedali guadagnano, voglio dire, i manager della sanità guadagnano di più, i farmaci che si vendono, la farmacia lavorano e vanno avanti, gli psichiatri cominciano a fare relazioni e cominciano a dire che ci sono queste alterazioni psichiche, ci sono delle particolari anomalie a livello malattie. Che sono difficilmente, come dire, spiegabili, perché sono poi quelle che dicono gli psichiatri, sono tutte ipotesi che vengono fatte, voglio dire, dagli psichiatri, da chi fa studiare la psichiatria, eccetera. E quindi tutte queste persone che accusano questo tipo di malessere, questi dolori, sono tutti malati per la sanità. Quindi questo è il problema, dimostrare come queste persone riescono attraverso queste armi a manipolare e a far succedere questi accadimenti. Perché in America anche il presidente, voglio dire, l'ex presidente degli Stati Uniti ha, come dire, non ha smentito che ci sono state delle sperimentazioni a livello di controllo mentale su certe persone. Perché si è venuta a creare una rete come questa che stai creando tu, Emiliano, che ha dato la possibilità a queste persone di dire: siamo stati attaccati, vogliamo una risposta, perché non è giusto, perché l'uso di queste armi è una negazione del diritto alla libertà umana, alla vita. Cioè, questa è una cosa gravissima, gravissima. Perché, come dire, queste persone sono state attaccate da queste armi e hanno denunciato tutto e si è arrivati addirittura a far dire che al Presidente degli Stati Uniti che queste tecnologie esistono praticamente. Questo è il problema. Il problema è che ci vogliono delle persone che riescano a dimostrare che ci siano in questo momento o in quel momento in cui vengono attaccate queste persone delle armi. Ad energia, come dire, convogliata, eccetera, laser, satellitare oppure elettrica, a livello elettrico, a livello di telefonia, quindi a livello wireless, voglio dire. Quindi, chi lo sa, questo è il problema. Il problema è riuscire a dimostrare che queste tecnologie hanno dato queste problematiche e quindi avere una sorta di risposta e magari di far smettere questo tipo di tecnologie. Però, siccome io credo che la rete di chi controlla tutte queste, voglio dire, tecnologie satellitari o terrestri oppure elettriche, eccetera, siano delle persone intoccabili e impossibili da capire dove siano e cosa stiano facendo, perché sicuramente saranno, voglio dire, molto nascoste, non saranno visibili alla luce del giorno, perché per fare, voglio dire, se esistono effettivamente queste tecnologie, come è stato dimostrato dalla non smentita del Presidente degli Stati Uniti nelle circostanze in cui ho descritto prima, cioè di persone che avevano denunciato tutto quanto perché era vero, quindi è vero anche questo. Ecco, però il difficile, ripeto, è dimostrare che ci siano queste variazioni che sono causate da, come dire, soggetti esterni, soggetti terzi che creano danno. Praticamente alle persone, eccetera, che fanno creare malesseri di qualsiasi tipo, perché a questo punto c'è, cioè, una tecnologia può creare qualsiasi tipo di malessere, perché ricordo che ormai, dico, queste tecnologie sono all'ordine del giorno, sappiamo l'esistenza di queste tecnologie, però che succede? Succede che purtroppo a volte è difficile anche spiegare perché, perché se siamo controllati. E allora, se queste tecnologie riescono a fare questo tipo di danno alle persone, e quindi come fare a dimostrare? Questo è il discorso. Il discorso è dimostrare che ci sono queste cose, e qui purtroppo io sono convinto che la criminalità, eccetera,
a livello locale, non solo la criminalità, ma gente anche al di sopra delle parti, e adesso non sto a dire nome e cognome perché non ne so, però sono sicuro, dico senza alcun dubbio, dell'esistenza di queste persone che sono al corrente di quello che succede a queste vittime. Perché? Perché c'è un resoconto monetario su questo tipo di tecnologie, sull'uso di queste tecnologie. C'è un riscontro monetario che va a scapito della persona che è vittima di questi attacchi e a giovamento di questi scienziati, di queste persone che mettono questo tipo di tecnologie creando il malessere, facendo lavorare gli ospedali, facendo lavorare le case farmaceutiche, facendo lavorare i dottori, in questo caso i psichiatri, e poi dico, per altre cause, altri medici, eccetera. Ormai ce ne sono a non finire di branche di medici, ortopedici, eccetera, dico, ce ne hanno a non finire. Quindi è tutto un giro che si porta, voglio dire, che mette la persona in difficoltà e fa guadagnare queste persone che sono all'oscuro per quanto riguarda le vittime di questa destra. Però sicuramente dico, non ho dubbi che ci siano anche nelle vicinanze di questo tipo di persone, eccetera, gente che sia al corrente di ciò che gli sta accadendo. Però non possono fare assolutamente nulla, perché? Perché ci sono forze così grandi, voglio dire, che è difficile smascherare, tipo, che ne so, adesso non voglio dire, voglio esagerare, dico la massoneria, dico gli scienziati, magari le branche malate della medicina, eccetera, i militari, perché si sa, le tecnologie militari, dico, sono ormai, dico, sono quelle che, come dire, alla fine provano, testano le novità della scienza. Quindi dico, alla fine purtroppo la difficoltà è di scoprire come dimostrare che ci siano queste tecnologie e perché facciano male, e quindi dimostrare che questo tipo di arma ha fatto male e ha creato questo malessere. Questo è il discorso più complicato da spiegare. E questo è il problema. Dimostrare che queste cose ci sono e che fanno male, e che purtroppo, siccome io credo che ci sia una regia, voglio dire, che ormai, dico, fa accadere le cose, che ne so, faccio un esempio: una sostanza con un'altra sostanza dà una reazione particolare. Ecco, io credo che loro sappiano che, come dire, condizionando la vita delle persone, si vengono a verificare episodi spiacevoli. Questo è perché per creare terrore nelle persone e creare malessere allo stato sociale. Questo io credo. Perché purtroppo il controllo delle masse esiste, se esistono anche come dire, questo malessere che vengono fatte, tutto può essere manipolato a questo punto. Cioè, a questo punto, che ne so, dalle corse ai cavalli, dalle partite di calcio, ai campionati mondiali, tutto può essere manipolato a scapito di chi creando un malessere agli altri. Purtroppo, quindi tutto può essere a questo punto manipolato e quindi creato ad hoc per far accadere una certa cosa. Questo è il problema. Dimostrare come fare. Ecco, io non so più cosa spiegare, perché io ormai mi hanno creato un malessere molto grave, dico, allo stomaco, perché l'uso di psicofarmaci forzatamente mi ha creato questo problema al fegato, e quindi io non so quanto vivrò, perché non riesco più ad alzarmi la mattina, mi sento male, ho sempre senso di vomito, a volte ho calore, non riesco a stare fuori nemmeno in estate, nemmeno un'ora, mezz'ora, perché sudavo, il brutto odore, mi hanno completamente rovinato, rovinato completamente. Eppure perché? Per avere degli sgravi fiscali, per far lavorare, ripeto, la psichiatria, tutto il settore farmaceutico, il settore medicale, il settore della sanità, tutto questo per arrivare a prendere dei soldi, perché io per un periodo addirittura ho dovuto sottostare ai servizi sociali, perché i servizi sociali in quel modo prendevano 2.000 euro al mese per avere io un letto e il cibo in una comunità di recupero. Quindi non ci sono voluto più stare, perché mi sono veramente schifato di tutto, perché era veramente, c'è uno scempio a questo punto a livello proprio economico, che non lo sto a dire, ci sono centinaia di persone che stanno male allo psichiatra, che vengono totalmente sopraffatte con un piatto di pasta e un letto, prendendo 2.000 euro al mese per ogni persona che sta in quelle comunità.
Quindi io non so veramente cosa dire più, perché è uno scempio totale, perché ormai è risaputo l'esistenza di queste armi, non è stata smentita, ripeto, dal Presidente degli Stati Uniti, l'ex Presidente degli Stati Uniti, perché queste tecnologie purtroppo esistono, come hai detto tu anche in certi video su progetto MK Ultra, del controllo mentale, eccetera. Ormai sono, penso, ormai dagli anni 50, 60, che è risaputa questa cosa, e forse c'era ancora prima. Quindi io sono una persona totalmente rovinata che non riesce nemmeno ad andare a fare una denuncia, perché mi sono recato tempo fa, mesi fa, dai carabinieri, mi hanno preso addirittura in giro i carabinieri. Adesso non dico di quale stazione, sono andato lì per dire che il mio malessere era stato causato da questo tipo di sperimentazione a livello sulla mia persona. Hanno fatto finta di scrivere al computer questa denuncia e non hanno fatto assolutamente nulla. Niente, non mi è stata data copia di questa denuncia che io volevo fare, che non mi è stata fatta fare. Sono anni che vengo preso come un animale, da questi psichiatri, eccetera, da questa, che poi sono collegati alla criminalità organizzata. Quindi chissà cosa c'è. Addirittura ho scoperto ultimamente che sono stato oggetto di un'indagine, mi sono recato in banca e non mi hanno fatto fare, come dire, regolare la mia posizione, in quanto c'era un'indagine verso la mia persona. Cioè addirittura sono indagato io, che sono vittima di tutta questa, di tutte queste storie, di tutte queste tecnologie, eccetera, che mi hanno completamente rovinato la vita, e addirittura sono indagato. Addirittura anche il giudice tutelare ha disposto adesso lo sto a dire particolare, ha disposto su di me, sulla mia persona, certe, come dire, adesso le parole mi vengono, ha disposto delle cose verso la mia persona, Delle perché non, ristrettezze, come? delle ristrettezze, cioè che non puoi fare determinate cose. No, no, che diciamo il patrimonio immobiliare, eccetera, immobiliare, che diciamo ho difficoltà come dire, a fare degli affari. Certamente che ho difficoltà, ma per quale motivo? Perché sono arrivato in questa situazione, tutte queste tecnologie mi hanno creato tutti questi malesseri, e quindi se una persona non può alzarsi la mattina per andare a cercare un lavoro, non dico a trovare un lavoro, nemmeno a cercare, perché è nel letto che si sente male a causa dell'assunzione degli psicofarmaci che mi hanno completamente rovinato, quindi la mia vita è rovinata. Quindi questo giudice tutelare che cosa dovrebbe tutelare? E che cosa? Il mio patrimonio immobiliare, che sono titolare, perché prendo una fesseria di pensione di invalidità di 290 euro al mese. Come si può andare avanti con 290 euro al mese avendo bisogno di aiuto e non c'è nessuno che mi aiuta, perché in questo caso le persone vengono totalmente lasciate a sé. Non c'è nessuno che la aiuta concretamente, perché purtroppo, dico, si viene a creare un contesto sociale negativo, perché la persona viene vista come una persona malata, in questo caso, assolutamente non in grado di fare nulla, questo è il discorso, e quindi viene vista male, sia da chi, come dire, dagli amici, dai conoscenti, da chi magari uno ogni tanto fa una passeggiata, qualcosa incontra, e allora c'è tutta questa questione. Il giudice tutelare ha deciso di farmi, di, come dire, di creare una specie di sostegno, che poi sostegno non è, perché una persona di sostegno in questa situazione non fa altro che non cambiare la situazione, anzi la aggrava ulteriormente, perché la persona viene vista come incapace. Cioè, questo è il discorso. Incapace perché, se uno, ripeto, non si può alzare la mattina a cercare un lavoro, non ha entrate, sicuramente cadrà malato, cioè sarà malato, perché se non può lavorare, è logico che la persona cominci a pensare, a dire: ma io come posso vivere in questa condizione? Così, non riuscendomi ad alzare la mattina, sentendomi male, con questo ingrossamento al fegato che si è causato da tutti questi ricoveri che ci sono stati, alle sostanze che mi hanno dovuto assumere forzatamente, mi hanno creato totalmente un danno assoluto, un danno incalcolabile, perché la vita della persona non ha prezzo, di qualsiasi persona. Purtroppo, ripeto, tutto questo a scapito. Il giudice purtroppo ha i suoi segnalatori, perché
questa indagine è scaturita dal fatto che ci sono stati dei ricoveri forzati a cui io sono stato sottoposto. E quindi, essendoci ricoveri forzati a cui sono stato sottoposto, quindi si è pensato, il giudice ha cominciato a pensare, è stato segnalato alle autorità, all'ufficio, hanno cominciato a pensare che io fossi chissà cosa, tipo, che ne so, un pazzo scatenato che ha fatto chissà cosa, invece non ho fatto niente, ho avuto degli episodi di nervosismo causati dall'esposizione, come dire, prolungata, essendo stato anni e anni e anni nei letti, perché io non ero una persona che aveva nervosismo. Assolutamente. Poi ho cominciato come dire, ad essere preso con la forza da questi qua, da questi psichiatri, tutto questo, che si reputano civili, vicini alla civiltà, che loro hanno il ragionamento, che hanno studiato, invece sono dei malati loro, perché hanno creduto all'esistenza di tutte queste malattie che dicono che ci siano e sono solo ipotesi. Non c'è niente di dimostrato in queste cose. Niente, non c'è alcun esame che possa dire che c'è qualche squilibrio, questo e quell'altra cosa, non c'è alcun esame, quindi è soltanto un malessere, ripeto, che mi è stato creato 20 anni fa, quando ho finito praticamente la missione all'estero, completamente, ho cominciato a sentirmi male già nella missione, lì, niente, assolutamente, poi ho cominciato ad accusare insonnia, non mi sono riuscito più, come dire, a fare una vita normale, ad alzarmi, a avere delle Eh attività, certo, a che se ti lavorare, attaccano niente. con questi sistemi non puoi certo dormire, non puoi fare niente. Ma tu eri un graduato nel militare o eri un soldato semplice? No, io ero un fante, non avevo grado e quindi, diciamo, siccome mi ero impegnato tempo prima, perché io ho fatto anche un anno da volontario nell'esercito a Messina, al 5° Reggimento Fanteria Aosta, e tutto era andato bene fino a lì. Poi, ho fatto questa domandina interna come riservista, sono stato richiamato e allora, visto e considerato che ero un buon militare, praticamente che mi impegnavo, non è che a me piacesse sparare o quest'altra tante cose, però mi impegnavo perché ero, come dire, quello che riuscivo a fare in quel momento per guadagnare qualcosa era fare questa missione. E allora l'ho fatta e ho cominciato ad accusare questi problemi. Cioè, le condizioni in cui si viveva non erano molto, come dire, non si viveva nel lusso, è logico, però lo facevo. Niente, e quindi ho cominciato ad accusare insonnia durante la missione, poi quando sono tornato, niente, no, dormivo per 2 giorni, 2 giorni e mezzo di fila, è cominciato un calvario per me assoluto. Addirittura io mi ricordo che puntavo la sveglia del telefonino e questo telefonino non suonava. Cioè, ricordo questo, poi mi svegliavo di soprassalto, come se non so quale forza mi facesse svegliare, e facevo le cose di fretta, perché anche il telefono, 20 anni fa, quando non c'erano gli smartphone, ma c'erano dei telefonini, c'era, che ne so, il Motorola 87, 8007, 8004, 20 anni fa, parlo del 2002, niente. C'erano anche questi problemi addirittura. E quindi io credo che tutto questo sia stato scatenato dal fatto che io abbia partecipato a questo tipo di missione, perché non è la prima volta che si sente dire che ci sono degli esaurimenti nervosi. Allora, hanno bloccato la registrazione mentre noi stavamo parlando e praticamente è crollata la comunicazione. Loro lo fanno di solito, queste manipolazioni me l'hanno fatte con persone anche molto importanti che venivano intervistate da me. Ti volevo chiedere una cosa importante. Te mi hai detto che praticamente durante la missione militare ti hanno attaccato già con queste armi, ma avete fatto una missione importante o è stata una missione di pace? Era una missione di pace perché si trattava di diciamo, tenere più o meno l'ordine pubblico, quindi facendo delle escursioni con i mezzi, con le jeep, eccetera, passando per le strade per vedere se era tutto a posto, se c'erano tafferugli o quest'altra cosa. Cioè, l'ordine pubblico normale, poi facevo delle guardie sulle altane della notte, 3-4 ore di fila, 5 ore, voglio dire, lì. E quindi ho cominciato ad accusare questi fastidi, ho fatto presente che ero impiegato troppo spesso durante questo tipo di cose. Anche lì hanno cominciato a cercare di mettermi, di farmi del male, cioè lì è stato tutto, è iniziato tutto. Cioè,
Ci sono degli altri militari che hanno collaborato con te in questa missione che hanno avuto questi malesseri oppure loro non hanno sentito niente? Di quelle persone che hanno partecipato a questa missione ho soltanto riferimento con una o due persone, perché non ci, diciamo, non ci, ci siamo scambiati i numeri di telefono, eccetera. Poi tramite Facebook, eccetera, sono riuscito a risalire a qualche persona che ha partecipato a questa missione, però che non ha avuto dei problemi dopo la partecipazione. Ah, quindi non Però sai se sono vivi oppure se sono morti oppure se sono stati ricoverati o se hanno avuto patologie in merito a quella missione. no, io no, non lo so, perché, ripeto, non ho avuto modo di scambiare i numeri, perché già, cioè, sentivo che c'era qualcosa che non andava. C'era un malessere generale anche in questo tipo di altri compagni che hanno partecipato a questa missione. Anche loro, secondo me, non si sentivano perché partecipando a questa missione. Niente, non ho riferimenti per dire, però ho fatto io la domanda di indennizzo di causa di servizio, però mi è stata rifiutata da parte dopo 15 anni, da parte dell'esercito, tramite un legale, e quindi non so cosa fare. Sono qui, non so quanto vivrò, sono in una condizione estrema di difficoltà, perché, come dire, non ho nessuna prospettiva, mi sento male durante la giornata, non riesco a fare molte cose, faccio 2 ore, 3 ore di autonomia il pomeriggio praticamente e basta. Ti creano degli incubi durante la notte? No, la notte Sogni? addirittura, saranno anni che non sogno niente, la notte. Ho Quando prendo capito. gli psicofarmaci non sogno assolutamente nulla, niente, zero. E mi sveglio stanco, stanco, non riesco proprio totalmente a fare niente. Al computer mi scompaiono file, anche se ho l'antivirus a pagamento, cioè completamente quel computer, sono anni che viene, come dire, cioè compare quello che vuole, ma funziona quando vuole lui, non c'è niente da fare. Cioè, a volte, ripeto, non funziona niente praticamente. Quindi io, oltre al fatto, io credo che ci siano anche a livello elettrico delle interazioni, perché non solo a livello satellitare, io credo a livello elettrico ci siano anche dei problemi, cioè, gravissimi, cioè, può succedere di tutto, ho capito questo io, non, cioè, per fare un esempio, come dire, anni fa abbiamo messo la caldaia a casa, si è rotta, non so, 4-5 volte, e non si capiva perché, una volta per il fulmine, una volta per un'altra cosa, una volta per un'altra cosa ancora, poi durava 2 giorni, 3 giorni, si rirrompeva. In questa casa Una volta non per durava attacco niente. satellitare, una volta bruciavano le centraline con i satelliti, perché loro lo fanno come a Canneto di Caronia, bruciavano le centraline con queste frequenze. Esattamente. E poi alla televisione dicevano che erano dei misteri, che non si sapeva qualche cosa scaturisse questi incendi. Pensa, l'hanno Poi i fatto anche giornalisti. a me mi hanno bruciato due televisioni. Una settimana una dall'altra e poi me l'hanno addirittura detto, una volta addirittura la centralina della lavatrice e la centralina della caldaia e mi dicevano che siccome io non andavo a lavorare, non potevo lavorare sotto torture e manipolazioni cerebrali, loro me lo facevano apposta perché così mi dovevi indebitare per acquistare questi utensili o queste centraline che servivano proprio per elettrodomestici che servono proprio per la vita di una persona, perché la caldaia ti permette di riscaldare l'acqua, ma ti permette anche di riscaldare i termosifoni, la lavatrice ti serve per lavare i panni, quindi sono degli elettrodomestici praticamente che sono indispensabili per una famiglia. Sì, proprio, ripeto, cioè il computer funziona quando vuole lui, come vuole lui, cioè, ma sono anni che va così, anni, 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 proprio, anni, e che lo posso raccontare? Chi mi crede se dico che questo computer fa quello che vuole quando gli pare a lui? Cioè, che cosa posso dire? Quindi chi mi crede? Quindi se faccio queste denunce, queste cose, sicuramente chiamerebbero gli psichiatri, perché dicono: ma questo che cosa sta dicendo? Lo sai che cosa possiamo fare invece? Possiamo fare una bella cosa. Noi dell'Associazione Il Centro delle Nanoricerche
cioè il gruppo di ascolto, ha creato insieme a me, ha creato una denuncia standard che denuncia non una persona fisica, denuncia una tecnologia e questa tecnologia crea aumento dei campi elettromagnetici all'interno della nostra abitazione e sul Nell'abitazione, nostro corpo. Perché così denunciamo un sistema di arma, non denunciamo una persona. Facendo questo, noi che cosa facciamo? Consigliamo di mandare la denuncia o di portare la denuncia nella procura di appartenenza e negli uffici primi atti del tribunale. Per quale motivo? Perché l'ufficio primi atti del tribunale prende la denuncia in considerazione e poi è un giudice, un magistrato che dovrà decidere se la denuncia deve andare avanti o deve essere archiviata. Questa denuncia serve per cautelare la vittima che viene sottoposta a questi attacchi e a queste manipolazioni, perché quello è un foglio che praticamente con un timbro è un foglio ufficiale e un indomani si potranno chiedere dei risarcimenti danni attraverso queste denunce, perché noi diciamo, noi le denunce le abbiamo portate, siete stati voi che non avete fatto niente. E poi c'è una cosa importante, noi non dobbiamo portare le prove dell'attacco con l'arma ad energia diretta satellitare o delle frequenze che ci sparano dentro casa, ma sono i militari che dovrebbero fare le indagini, le operazioni per individuare da dove provengono questi armamenti, da dove vengono sparate queste frequenze e chi opera con queste armi che attacca addirittura persone che sono tutori delle forze armate italiane, perché te sei un tutore delle forze armate italiane, quindi loro ti hanno attaccato. Quindi è ulteriormente un reato grave, anzi gravissimo, perché attacchi un tutore della legge, un tutore dell'esercito italiano, un tutore delle forze armate. Cioè. Ma è proprio lì che è cominciato tutto, cioè io credo che siano stati loro a cominciare questo tipo di cosa, cioè almeno a farla creare come un malessere, perché anche prima, diciamo, Avevate del. scoperto qualcosa durante queste missioni? Che ne so, uranio impoverito, qualcosa del No, genere? diciamo che eravamo stati in dei luoghi in cui ci avevano detto di non toccare nulla, perché c'era il rischio che questa, come dire, la terra oppure gli alberi, eccetera, che cosa ci poteva essere? Io so soltanto che c'era stato detto di non toccare assolutamente nulla. Cioè, diciamo che, come dire, io credo che loro sappiano che io sono stato attaccato, che io vengo attaccato da queste cose. Non tutti, diciamo i gradi superiori, qualcuno all'interno dell'esercito, diceva, sa che io sono attaccato a queste cose, proprio perché io credo loro prendano dei campioni da sottoporre a questo tipo di cose, per vedere le reazioni e per allo stesso tempo di creare un malessere e far partire la macchina della sanità. Dico questo, sai perché? Perché mi ricordo che alla fine del primo anno da volontario, in cui non avevo partecipato a missione all'estero, quando poi sono stato richiamato, non ho fatto alcuna visita di controllo. Cioè la visita che mi è stata fatta, cioè praticamente è stata oralmente, mi hanno detto praticamente, hai avuto problemi? Mi hanno detto no, perché dopo il primo anno non avevo avuto dei problemi. Però quella frase mi è rimasta nella mente, perché dico, perché questa persona che era l'addetto ai controlli praticamente per far partire queste persone verso l'Albania, cioè, mi ha detto in questo modo, cioè perché? E quindi ho cominciato a pensare che era purtroppo tutta una condizione che viene creata a livello militare, dai vertici a livello militare, che sono intoccabili praticamente da me. Chi si deve toccare a quelli là? Chissà che cosa faranno altro, noi sappiamo questo, ma chissà quante altre cose faranno questi qua. E Ma quindi a ti me volevo un chiedere. risarcimento non interesserebbe niente, a me interesserebbe stare bene e riuscire Certo. a fare tutto quello che una persona E normale in certo. salute può fare. Come tutte le altre persone che chiedono di vivere la propria vita. Io la cosa che non riesco a capire, secondo te, per quale motivo ti dicevano di non toccare niente? Perché pensavano che c'era stato un attacco chimico o batteriologico oppure perché c'era radioattività? Ma io non ho alcuna informazione su questo, perché ci può essere di tutto, perché quei territori, chissà cosa c'è stato, noi non lo sappiamo perché la guerra è stata prima del 2001, anno in cui ho partecipato a questo tipo di cose, nel Kosovo, eccetera.
Quindi chissà che quali armi avevano sperimentato lì, e quindi c'era stato detto per cautela non toccare niente, perché probabilmente già loro sapevano che c'erano dei problemi in quei territori. Ma Questo è il discorso. non avevate misuratori Geiger oppure analizzatori, dico, potevano vedere se c'era un qualcosa nell'aria, tipo virus, batteri, radiazioni o qualcosa del genere? Non erano in dotazione, cioè non avevamo assolutamente nessuno strumento per misurare né radioattività né altre misurazioni, perché non avevamo assolutamente nessuna strumentazione elettronica. Niente. Come se eravate delle cavie buttate all'interno di un luogo inesplorato oppure pieno di determinati sistemi a voi sconosciuti che poi dovevano attestare e collaudare sulla vostra persona per vedere, insomma, gli effetti collaterali di determinate magari radiazioni, determinati farmaci o determinati Sì. sistemi di manipolazione e controllo mentale. Sì, credo questo, Tipo i perché Manchurian Candidate, soldati perfetti che devono eseguire gli ordini senza avere nessun tipo di ripensamento. ma diciamo che diciamo, era molto complicato stare lì, perché non c'era praticamente nessun problema, cioè non abbiamo visto niente di strano. Nessun problema a livello di strade, di gente che faceva niente, praticamente niente, nessun problema, né una sparatoria, niente, niente. Noi eravamo solo lì e ci avevano detto di non toccare assolutamente nulla. Questo è il discorso. E Ho quindi, capito. cioè, non sempre, diciamo, in 2 o 3 giorni ci è capitato di andare in dei posti in cui non dovevamo toccare nulla. Perché la base era vicino alla capitale, che è Tirana, in Albania. Però le uscite con i mezzi, eccetera, in posti in cui magari ci potrebbero essere stati scontri con armi, con quali armamenti, adesso non lo so, non so niente. So solo che non dovevamo toccare niente di questa storia. E quindi Ho io capito. sono stato impiegato molto spesso nelle guardie o nelle uscite, eccetera. A un certo punto mi sono messo a letto e ho detto: guardi, non ce la faccio più. E poi è cominciato tutta l'insonnia, sono cominciati i problemi, non sono riuscito più a lavorare, a viaggiare, a stare con persone, niente, assolutamente niente. Niente, sempre psicofarmaci, dei ricoveri, e stando in casa a contatto con tutto quello che ti ho raccontato, a livello elettrico, a livello di computer, a livello di telefonia cellulare. È stato un calvario fino adesso, un calvario che non finisce più, ma stando male, molto male. Sono andato nei pronti soccorso tante volte per lo stomaco, ho rischiato di morire, avevo la pressione a 30 con 30. Guardi, me ne hanno combinati di tutti i colori, di tutti i colori, non so più cosa fare. La pressione alta lo creano come attacco a molte vittime, me l'hanno fatto anche a me. Infatti io mi misuravo immediatamente la pressione dopo questo attacco con l'arma ad energia diretta, addirittura mi facevano sentire il cuore che batteva fortissimo e quando mi misuravo la pressione si alzava in modo anomalo e in modo sproporzionato. Infatti molte vittime del controllo mentale quando fanno le interviste e mi contattano mi dicono proprio che vengono attaccate con questi sistemi di armamenti, con questi sistemi di attacco e con queste frequenze che surriscaldano il loro corpo, gli creano la perdita della memoria temporanea, perdita della vista tante volte, e non li fanno dormire durante la notte e quindi loro poi non possono vivere normalmente una vita normale e serena. L'ultima cosa che ti chiedo e poi finiamo questa intervista, testimonianza con un ex militare delle forze armate italiane, puoi dare un consiglio alle persone che ascolteranno questa intervista e ai militari che ti ascolteranno? Il consiglio è molto difficile dare un consiglio in questi termini, perché purtroppo se ci sono questi attacchi c'è solo da, secondo me, un consiglio: parlarne, creare qualcosa che possa contrastare questa convinzione da parte purtroppo dell'opinione pubblica della non esistenza di questo tipo di tecnologie, quindi del rifiuto sociale di queste persone che sono attaccate da queste armi.
cerchiamo di creare un qualcosa che possa contrastare questo utilizzo a livello proprio medico, a livello militare, a livello di cellulare, di computer, a livello elettrico. Cerchiamo, il mio consiglio è quello di cercare di essere informati su quello che avviene e proprio creare una rete di persone che si occupano proprio di dire esistono queste tecnologie perché ci sono le prove e non solo da adesso, da tempo. E quindi le persone devono convincersi che queste tecnologie esistono e sono messe in atto. Quindi il consiglio mio è solo questo, cercare di parlarne, però stando attenti perché purtroppo ci sono quelli che pensano che queste cose sono delle invenzioni della mente, quindi che queste persone possano essere malate. Quindi attenzione con chi ne parlate, perché questo è il discorso. State attenti, dobbiamo stare attenti con chi parliamo di queste storie. Questo è il mio consiglio finale. Allora, io ti ringrazio tanto. La tua Grazie regione d'appartenenza mi ha detto dove stai te, di a te. In preciso? Sicilia, Ah, provincia di Messina, a Furne. ok. No, perché così determinate persone che ascolteranno questa intervista o magari altri testimoni o altre vittime che potrebbero stare nelle vicinanze, magari ti potrebbero anche contattare così tutti quanti insieme possiamo creare dei piccoli gruppi di aiuto e supporto morale in modo da sostenere le vittime attaccate con queste tecnologie, con questi sistemi. Ovviamente noi al limite con la vostra autorizzazione potremmo dare un contatto tramite email, così voi vi potrete mettere in contatto tra di voi e magari aiutarvi uno con l'altro, perché purtroppo molte Certo. vittime stanno da sole, non riescono a parlare con nessuno, come parlano le prendono per pazze e malate di mente o schizofreniche, non hanno un supporto dei parenti o tante volte non hanno il supporto neanche dei familiari perché li abbandonano totalmente. Invece noi creando questo gruppo, il gruppo che è stato creato su YouTube, Angeli Custodi MK Oltre Italia, oppure l'altro mio canale Emiliano Babilonia, sempre su YouTube. Cioè, io ho anche una radio web, Emiliano Babilonia Spreaker, oppure l'altra mia radio web, Emiliano Babilonia Miss Claude. Creando questi gruppi e creando praticamente i supporti che abbiamo creato su Facebook, su Twitter, su Google Più, abbiamo cercato di unire le persone tutte quante insieme e abbiamo Sì. cercato di farle unire e fargli capire che non sono persone malate di mente o schizofreniche, ma sono persone sottoposte a sperimentazioni e collaudo di tecnologie militari, Esattamente. paramilitari o tecnologie che operano per il controllo della mente umana o che operano per il controllo dei centri nervosi centrali per creare patologie indotte, patologie simulate. Ovviamente, come hai detto te, queste persone sotto attacco e sotto manipolazione vanno agli ospedali per fare le analisi e qui e spendono soldi, comprano farmaci e spendono soldi, vanno dai specialisti e spendono soldi. Quindi lo Stato incassa miliardi e miliardi e miliardi di euro. Le industrie che creano armamenti militari vendono tecnologie totalmente occulte perché sono solo frequenze sparate sul nostro corpo, ma che a lungo andare possono creare anche gravi patologie. E molte Certo. vittime non riescono a capire questo perché noi abbiamo detto: è inutile che voi state dentro casa e non fate niente. Se non fate interviste di testimonianza, non fate le denunce, non fate niente. Voi che pensate che prima o poi vi staccano? Noi aspettiamo che prima o poi ci staccano. Sono passati 10 anni, sono passati 20 anni e ancora non li hanno staccati. Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Quindi dovrebbero immediatamente correre a fare le interviste di testimonianza o correre a fare le denunce. Però purtroppo tanti sono talmente manipolati che non riescono più a fare niente perché sono talmente avviliti, perché io entro dentro una caserma di carabinieri, entro dentro un commissariato, entro Non sanno dentro che cosa fare la guardia di finanza e non mi su accettano questa la storia. denuncia, cioè non la fanno arrivare neanche in tribunale, vuol dire che c'è qualcosa che non quadra anche all'interno delle forze dell'ordine, La all'interno delle forze criminalità, no, armate. c'è la criminalità, perché alla fine io credo che siano anche loro in mezzo a queste storie. Perché? Perché guadagnano su questo tipo di cose, perché se la sanità, se negli ospedali, che magari in media vanno 100 persone per esempio al giorno, se si risolvessero questi problemi ne andrebbero 20 in meno, ma perderebbe qualcosa. E quindi, questo voglio dire, cioè, è chiaro il discorso. È la sanità che purtroppo è in mezzo a questa storia,
mangiando, come dire, creando questi malesseri e quindi facendo, come dire, pagare le persone, lo Stato, per i farmaci, per i ricoveri, eccetera, per le ambulanze, per tutto quel che concerne la sanità in questo caso. Questo è il discorso. C'è un... Per Perché se... la psichiatria c'è un giro di 300-400 miliardi l'anno solamente in Italia. Beh, queste persone, ma guardi, questi psichiatri, alla fine, io credo che loro siano al corrente di queste cose, però che non dicano nulla o dicano che queste persone sono malate, perché loro ne varrebbero il loro lavoro, e non avrebbero lavoro da fare. Quindi dicono che sono malati e quindi tutto sta in silenzio, le persone vengono messe nei manicomi, nei reparti psichiatrici e loro pensano di essere tranquilli perché tanto sono coperti da questa criminalità, da questi soggetti militari, questi servizi segreti che ci sono completamente coperti. Quindi è la persona che ci va in mezzo. Questo è il discorso. Le persone, i comuni, magari che con qualche piccolo problema a livello economico, non sanno, non trovano magari lavoro perché. Magari il lavoro ce n'è poco e quindi stentano a trovare qualcosa e quindi gli inventano le cose, le malattie psichiatriche, dicono che sono pazzi, depressi, pazzi, questa e quell'altra cosa e quindi li rovinano a vita perché poi a un certo punto questi farmaci vengono presi per avere la vita e quindi si sono garantiti un cliente ignaro di tutto il malessere che creano loro, i psichiatri, la criminalità. E tutti quelli che ci guadagnano su questo tipo di malessere, non c'è dubbio. Ok, io ti ringrazio tantissimo per la tua testimonianza perché è una cosa veramente importante. Hai fatto una testimonianza bellissima che ha dato dei consigli molto importanti perché la tua esperienza da soldato, tutore della legge, tutore delle forze armate italiane che doveva essere premiata con una medaglia d'oro, invece ti hanno premiato con torture, attacchi e manipolazioni cerebrali, perché ovviamente purtroppo ci sono molte persone in Italia, anche delle forze dell'ordine, delle forze di polizia, carabinieri, finanzieri, eccetera, eccetera, anche guardie carcerarie che molte volte vengono sottoposte a questi trattamenti di lavaggi del cervello, torture, manipolazioni, attacchi con queste armi, ma purtroppo non possono denunciare perché se denunciano vengono immediatamente allontanati dai posti di lavoro o addirittura non li ritengono più idonei per poter avere una pistola oppure per poter avere una divisa e molte di queste persone vengono anche sbattute fuori da questi posti. Infatti noi abbiamo un'altra testimonianza di un ex poliziotto dei nuclei operativi della Scientifica che quando ha incominciato a denunciare che veniva attaccato con queste armi e con queste tecnologie, l'hanno immediatamente allontanato dalla Polizia di Stato. Io per adesso ti ringrazio, ti Grazie a saluto. te Emiliano, e per me è anche importante parlare con te perché su questo tipo di argomenti praticamente nessuno oltre te e queste persone che sono riuscite a trovare questo il tuo canale, eccetera, a sapere che ci sei tu, che diciamo, fai certi studi, certe cose, perché se no non c'è nessuno con cui parlarne di queste storie. Nessuno, tutti pensano che tutto succede per caso, oppure che il destino abbia creato un problema. Non si rendono conto che purtroppo la televisione, come dire, che parlano ancora i telegiornali di lotta agli armamenti nucleari, cioè la televisione è indietro 60-70 anni su quello che sta avvenendo oggi. Perché non ne parlano i giornali? Perché è un tabù per tutti. Perché sono purtroppo degli esperimenti segreti che non devono venire fuori e ci sono forze. Molto forti che negano completamente a queste persone di fare questo tipo di indagine. Io personalmente ho scritto anche alla trasmissione delle Iene via email. Bravo, bravo, ti Non mi hanno hanno risposto? risposto, non mi hanno risposto che loro non trattano di queste, no, a Striscia la Notizia addirittura adesso alle Iene non mi hanno completamente risposto. Niente, assolutamente non trattano di queste cose perché non gliene fanno trattare perché loro parlano di giustizia, di cose, però poi quando ci sono questi pericolosi, se stanno alla larga anche la TV,
Perché non ne vogliono sapere nemmeno loro di questi problemi che ci sono, perché purtroppo ci sono, però vengono oscurati totalmente. Loro ancora parlano dei giornali, di armamenti, della bomba atomica, cioè parlano come si chiama, di Trump o dell'altro lì, coreano lì, in Pyongyang lì. Di armamenti nucleari quando ci sono queste tecnologie. Era la stessa cosa di 70 anni fa quando c'era la seconda guerra mondiale, la radio che non è che trasmetteva, diceva che c'era la bomba atomica che stava venendo fuori, diceva che ancora c'erano i fucili o i pugnali, addirittura con i coltelli facevano la guerra, per dire, oppure con i carri armati, eccetera. Invece c'era la bomba atomica. Cioè, voglio dire con questo che i giornali sono al di fuori di queste notizie, quindi nessuno praticamente delle persone praticamente che seguono queste cose, che non sanno di questi problemi, e quindi non se ne può parlare quasi con nessuno praticamente, perché tutti dicono pazzi, questo, quell'altro che sta dicendo, ma quando mai, quello non è vero, e quindi non si riesce a parlare di niente. Sì, perché censurano, vogliono censurare queste notizie, perché ovviamente la tecnologia deve attaccare, ma nello stesso tempo deve attaccare in modo silenzioso e occulto, perché più l'arma è efficace, però più l'arma viene nascosta e viene praticamente resa invisibile, e più l'arma è un'arma molto potente, è un'arma molto costosa. E loro che cosa fanno con queste armi, con queste frequenze? Vendono questi apparati bellici definiti armi non letali, ma che in realtà sono armi che creano forse più morti di un'eventuale bomba atomica, o hanno creato più morti e incidenti stradali degli attacchi delle Torri Gemelle, o addirittura di Nagasaki e Hiroshima, quando furono sparate le bombe atomiche, se non sbaglio, nella Seconda Guerra Mondiale. E purtroppo queste devastanti tecnologie vengono tenute all'oscuro della maggior parte della popolazione a livello Sì, mondiale, perché perché così a livello li militare, possono pilotare facilmente, capito? a livello militare, a noi militari, cioè, ci avevano detto di non dire assolutamente nessuna parola di quello che facevamo in servizio in quella missione. Niente poteva trapelare, niente, per gli ordini ne avevamo noi. Quindi per queste stupidaggini, e figurati per tutte queste armi che ci sono, che segreti che ci saranno di persone che, come dire, che rischiano tantissimo, non è che rischiano solo queste vittime, lì chissà cosa ci sarà con queste armi. Quindi c'è uno che deve fare a questo punto. Cioè, che fa? Che cosa fa? Vabbè, intanto rimanere uniti è una cosa importante. Fare le interviste come hai fatto te, perché la tua intervista salverà molte persone, ma anche molti militari che ascolteranno queste tue parole. E poi Speriamo. unirsi nei gruppi, perché se rimangono da soli non concludono niente, ma se si uniscono nei gruppi possono fare tante cose. Una goccia non fa succedere niente, ma uno tsunami, cioè, crea un disastro praticamente. Allora, noi dobbiamo cercare di creare uno tsunami di parole, uno tsunami di interviste per farla arrivare all'interno delle case della gente e fargli capire ai parenti di queste vittime che non sono tutti pazzi e malati di mente, ma che molti sono manipolati da questo sistema d'arma. Quindi, amici, Certo. prendete esempio da questa persona, perché questa persona ha fatto una cosa molto importante, ha diciamo dichiarato e denunciato pubblicamente attacchi, manipolazioni, frequenze e disturbi, quindi ha avuto il coraggio di dire quello che sta subendo, e questa è una cosa molto importante. Io vi saluto amici, ascoltate questa intervista e poi ascolterete tutte le altre interviste che pubblicheremo sempre sui miei canali di YouTube, i miei canali di Facebook e la mia radio web.